Ben ritrovate e ben ritrovati. Continuano le domande importantissime sulla salute della donna che arrivano alla fondazione. Questa di Alessandra, che ha sempre sofferto, dice, di gonorrea, ma che adesso continua a soffrirne e si trova in gravidanza. Che cosa posso fare? Domanda importantissima. Innanzitutto, la gonorrea è un germe di particolare interesse in gravidanza e non solo, perché tra le varie caratteristiche che ha questo microrganismo c'è quella di favorire le infezioni da altri germi, in particolare dallo Streptococcus del tipo B. Ho visto anche nella letteratura scientifica molti studi condotti sugli animali, chiaramente prima si vanno gli studi sugli animali, che hanno notato una cosa interessante. Se nella topina gravida viene messo in vagina solo lo streptococco, non dà infezioni ascendenti. Se però vengono inoculati insieme, quindi si trovano poi nella vagina della topina incinta, sia la gonorrea sia lo streptococco, il rischio di infezioni ascendenti, cioè che vanno a interessare le membrane amniotiche ed eventualmente anche la placenta, aumenta, pensate, di ben 10 volte. In altre parole, la gonorrea è quindi un facilitatore di infezioni ascendenti feto-placentari importanti che possono poi ripercuotersi sia sull'andamento della gravidanza sia sul neonato con infezioni neonatali da streptococco. Quindi la domanda di Alessandra è estremamente importante. Altra considerazione. Perché alcune donne soffrono di più di gonorrea in gravidanza rispetto ad altre? E perché la gonorrea è incriminata di favorire il parto prematuro? Anche qui le spiegazioni sono diverse. Una molto interessante è che in verità la gonorrea possa essere una spia di una insufficienza placentare, cioè di una placenta che ha cominciato ad invecchiare, per dirlo in termini semplici, prima del tempo, produce meno ormoni, per esempio meno estriolo, che è un ormone tipico della gravidanza, e questa, e meno progesterone, questa ridotta produzione ormonale crea di fatto le condizioni per il parto prematuro, ma altera anche la clima ormonale della vagina favorendo la gonorrea, che quindi sarebbe prima di tutto una spia di un'alterazione ormonale già in corso. È anche vero che la gonorrea potenzia l'infezione da altri germi come lo Streptococcus, ed ecco che allora la sinergia, potremmo dire, tra alterazioni magari ormonali per un problema della gravidanza, in particolare una riduzione della funzione placentare, e l'infezione da gonorrea può accentuare la vulnerabilità a un parto prematuro o comunque ha complicanze importanti della gravidanza. Quindi grande attenzione a questo germe che tutti abbiamo, non è un'infezione sessualmente trasmessa, la gonorrea è presente nelle vagine di tutte le donne, il punto è che normalmente deve essere in minime percentuali. I problemi vengono quando aumenta di proporzioni rispetto agli altri microrganismi. Per tenere bassa la percentuale di gonorrea, la prima cosa è tenere basso il pH vaginale, intorno a 4. La prima cosa che si può fare è proprio usare delle tavolette di acido lattico che ha un'azione semplicemente di liberare proprio acqua ossigenata che viene prodotta anche dai lattobacilli, quindi in qualche modo andiamo a surrogare, a potenziare un meccanismo di difesa normale della nostra vagina, quindi senza rischiare cose strane. A volte si usa anche il clotrimazolo in vagina, però personalmente tendo a preferire un'attenzione a mantenere un pH adeguato, limitando poi il numero di farmaci. Contemporaneamente è fondamentale monitorare l'andamento della gravidanza perché spesso la gonorrea è semplicemente la punta dell'iceberg di una vulnerabilità già in corso. Fondamentali gli stili di vita e l'opportuna integrazione con tutte le vitamine e i sali minerali essenziali anche per aiutare il buon funzionamento della gravidanza e della placenta, tra cui l'arginina e la colina.